Ciao Bedazzi, oggi siamo a Blarney, vicinissimo Cork, saranno 10 minuti a Cork più o meno, a vedere il villaggio di Blarney, ma soprattutto qui al castello di Blarney, tra l'altro con un parco e con dei giardini meravigliosi. Vi porto in giro. Il castello di Blarney ha una storia abbastanza antica, è stato fondato nel 1200, quindi è un castello medievale, è stato conteso da varie dinastie, un re, una regina, insomma ha un sacco di storia, vi consiglio poi di andarvelo a leggere per bene perché è molto interessante. Allora, questo è uno dei luoghi più visitati in Irlanda perché in cima al castello, e ci sto salendo, almeno ci sto provando perché non so se siete, le aperture sono minuscole e io diciamo ho preso un po' di peso e comunque qui c'è la Blarney Stone, la pietra di Blarney, che è famosissima perché la gente viene qui, si mette al contrario e si dice che chi bacia la pietra ottiene il dono dell'eloquenza. La pietra è questa, esattamente questa qui. Come vedete c'è praticamente un buco nel castello. Ci si deve abbassare e bisogna baciare. Io farò coronavirus, vento, vertigini, evito. Però se volete venirla a provare, provatelo voi. How many people would come here on a daily basis, more or less? On a daily basis, about a half million a year, 500,000 per year. That's a lot of people. E comunque l'Irlanda è anche un paese gentile, perché poco fa mentre ero sopra per farvi vedere la pietra mi è volata la coppola, sono sceso al castello e la coppola era giù ad aspettarmi, onesti. Questo cerchio di pietre che vedete intorno a me si chiama Seven Sisters, le sette sorelle. La leggenda narra che un re del Munster, la regione di Cork, aveva 9 figli, 7 femmine e 2 maschi, ed era in guerra contro un clan rivale, e i 2 figli maschi guidarono le truppe durante la guerra contro questo clan rivale. Vinsero la guerra, ma i 2 figli purtroppo morirono. E allora il re ordinò ai suoi uomini di tornare qui in questo luogo dove ci sono queste pietre e buttarne a terra 2. Quindi per ricordare la memoria dei 2 figli maschi perduti ha fatto buttare giù queste 2 pietre e ha tenuto solo le 7 sorelle. Questo qui è il villaggio di Blarney. Ruota tutto intorno a questo giardino, questa piazza, si chiama The Square, la piazza. Negli anni hanno provato a cambiarla in mille modi, ma gli abitanti di Blarney hanno sempre rifiutato qualunque cambio. La vogliono così e hanno ragione. Picciotti, ci siamo rifugiati al pub. C'è un po' di casino perché c'è un ventaccio fuori, quindi tutti sono rifugiati al pub. In questo momento Arsenal e Sheffield United stanno 0-0 e noi abbiamo appena ordinato da bere e ci beviamo la pinta. Marina, come ormai avrete... la mia solita birra. Ormai sempre a Coors Light. Io oggi niente di locale perché non ce n'era, però una birra super irlandese lo stesso. Si chiama Smirix, è una rossa irlandese buonissima.
Facciamo vedere pure cosa abbiamo preso da mangiare. Marina è andata sul classico irlandese. Io che sono un po' lo sfigato della famiglia, allergico, vegetariano, però mi accontento e mi prendo un curry vegetariano.